E allora, chi comincia dei due? Lei dice che il Marchese non l'ha visto mai, è giusto? Anche se è cognato di suo cognato. Non l'ho visto mai. Abbiamo avuto questo evento. Visto? Io volevo dire Abbazia, no? Senza Abbazia. Io sembra così l'ho chiamato Abbazia. E io ti ho chiamato, chiamami di lei, perché un naione Abbazia, vuoi dire... Come arresta nessuno? Guarda, io non ti conosco. Cominciamo così, Marchese. Io gli porto un particolare. Tu, particolare, non hai niente di... No, non me noto. No, no, così non andiamo avanti, amico mio. Non andiamo avanti per niente. E allora faccia passare prima a lui e poi parla. Ecco, avanti. Io devo dire a lei, se Abbazia lo gradiscerà così, ci dica. Misura le distanze. Ci dica a lei, se lei non 78, ma non si dice se dal mesuaro Bagarella, perché logicamente la serie con la pista Bagarella. Tu lo sai se l'hai visto o non l'hai visto una botte che... Non lo interrompa! Siamo stati... E che diamine! Noi abitavamo in via Michele Cipolla 106. Sto palazzo ufficio Uzzugnazzo Alaima, che Abbazia conosce molto bene Uzzugnazzo, e di cui, quando c'è stato questo fidanzamento, si è presentato Abbazia con tutta la famiglia in via Michele Cipolla, e penso che Abbazia non si ricorda che c'era pure la pittiera d'aiuto con suo marito e i figli, di cui è arrivato anche Manuela, che sarebbe sua cognata, a sorella di Luca, Maria e a zia Lucia. Sono venuti tutti su e Abbazia portò anche un mazzo di rose con un cestino a mesuaro. Ora logicamente Abbazia dice che dopo, logicamente Abbazia dice che non c'è venuta la mia cipolla, ma siccome è del 78 che si sono fatte fidanzate, e dice che non se lo guarda. C'è stato un altro particolare, che io sono stato più di una volta nella villa di dove, che già l'ho puntualizzata altre volte, l'ho portata a San Giuseppe Ato per farlo spostare dalla villa di cui si pensava che ci poteva essere un'arretata. Siamo stati a Mazara del Vallo, ne pare una casa, Abbazia aveva una villa da... Attualmente ce l'ha, infatti l'estate si passa sempre da chi ha famiglia. Ora, logicamente Abbazia dice, io non conosco a nulla. O Susana insieme, manco conosce Abbazia. Quando finisce io devo rispondere, a Camorra non posso rispondere. Il Presidente ha detto, quando il signor Presidente mi dà la parola io ti rispondo. A Mezzofifo manco conosce Abbazia. Logicamente a me frato non conosce manco. O su Totò Lazio di San Giuseppe Ato non conosce manco. Per me passiamo a parlare. Guarda. Se il Presidente... Il Presidente risponde. Io non conosco tua sorella, non conosco te, non conosco tuo fratello, non conosco nessuno. Tu parli sempre di... Sì, scusa. Tu parli sempre di ville. Ville e non ville, ho detto l'altra volta qua alla corte, signor Presidente, ma scusami, Marchese, uno che va in una villa, una prima volta ci va accompagnato dal fratello, una seconda volta ci va da solo, una terza volta ci va da solo, una quarta volta ci va da solo, ma se tu venivi da solo a trovarmi nelle ville, o in questa villa o in queste ville, ma è giusto che indichi il posto dove sono queste ville, dove sei venuto. Guarda che uno, una volta che ci va accompagnato, non può sapere i posti, ma uno che va da solo una volta, due volte, tre volte, quattro volte in una villa, ma come viene a non poter indicare dov'è questa villa, dove sei venuto? Io non conosco né te né tua sorella, non ho visto più mio cognato, io non conosco tuo fratello, tu puoi dire... E chi gliel'ha detto che Marchese non le ha indicate le ville? Ma perché l'altra volta non ho... Io desidero che mi sentica la villa, signor Presidente. Posso parlare un attimo? Passi a finire. Ma io però finivo, parla, dica. Io praticamente in questa villa di quella... Stiamo che ho parlando di quella di San Giuseppe Iato. No, prima di quella di San Giuseppe Ato c'è quella di Villa Grazia, Villa Grazia. Amolara, quella che si sale. Io di solito quando ci andavo qua, pigliava lascia da scritta, ma poi a San Giuseppe, perché pigliava il tuo fonte, ci sono delle case basse e dopo scendevo per venire di dietro e c'era Amolara.
In questa villa ci sono andato la prima volta con Bagarella e mio fratello Antonino. Siamo andati da Giarrusso, quello delle gomme, e siamo andati a prendere un furgone che doveva trasportare un mobile, di cui Bagarella, noi c'eravamo, io e Bagarella e Nurre, no? E mi ha fatto un furgone. Mi disse Bagarella, dice, Pino, vi castiamo in noi, dice, nesta villa, credo che ci sta il suo tuccio. Ti raccomando, te ne tu scusa, a puttiero senza morire, un parlare con noi, perché siamo, che del sito cosa abbiamo noi. Se non c'è bisogno di morire, ci si scusa. Siamo arrivati qua, in cui sta villa già io l'ho indicata, si è fatto il suo parlogo, e anzi, nel suo parlogo l'abbiamo fatto, di come l'ho descritta io, il cancello era, io me lo ricordo bene, sul cancello era tinciuto, quando ci siamo andati a fare, era tinciuto vide, era un vide fresco. Infatti la villa era quella che ho indicato io nel momento in cui stavo incominciato a collaborare, dopo quando si è andato a fare il suo parlogo. La villa corrisponde a quella che, dove siamo stati con Uzzu Totò. Dopo c'è stato, siamo stati anche a San Giuseppe Iato. A San Giuseppe Iato ce l'ho portato io, a lui con la famiglia, che mio zio mi ha avvisato e dice, Uzzu Totò, scusate, siete già, che avete sapere Uzzu Bruno conciata. L'ha portato in macchina lei? No. Io sono andato con la 500. E lui come è andato? Lui è andato, quando l'ho andato a trovare è andato con la Mercedes, lui aveva una Mercedes. E guidava lui? Sì signore, e guida molto bene. Siamo andati... Lei c'ha macchine? Io non c'ho macchine, non so guidare. Non sa macchine, non sa guidare? No, lui paga soltanto i ragazzi lucantiere. Vabbè, non c'ha la macchina, paga soltanto i ragazzi lucantiere. Vabbè, non faccia commenti neanche lei, eh? Sì signore. Siamo andati, sono andato a avvisarlo, di cui mio zio mi ha detto di fare sapere queste cose, mi ha detto, dice, aspetta, perché è necessario, e ne andiamo da Uzzu Totò a San Giuseppe. Dice, tu fammi le staffiette, siccome io sono le strade che le facevo durante la settimana 3-4 volte sessate, e siamo andati dentro, e siamo andati a San Giuseppe, di cui io ero avvisare, o Brusca, Uzzu Totò si trovava da un capo, nella sua casa. L'ho lasciato là e me ne sono andato, me ne sono sceso da Mapparemo. Quindi ho un'altra villa là, a San Giuseppe. Giusto? A San Giuseppe, oh. Uzzu Totò. E nata a Mazzara. Giunne Massia mi vanno a chiamare con Giovanni Brusca, nell'81, mi vanno a chiamare con Giovanni Brusca. Senza interrompere. E Giovanni Brusca mi viene a cercare. L'ho lasciato là e me ne sono andato, me ne sono sceso da Mapparemo. Quindi ho un'altra villa là, a Mazzara, a San Giuseppe, giusto? A San Giuseppe, oh. Uzzu Totò. È nata a Mazzara. Giunne Massia mi vanno a chiamare con Giovanni Brusca, nell'81, mi vanno a chiamare con Giovanni Brusca. Senza interrompere. E Giovanni Brusca mi viene a cercare da nudo in riaggio, nella ceramica. Dice, c'è Uzzu Totò, c'è avrebbe bisogno di te. Sei a disposizione, dice, ma si sa fare un ciavaglio che c'è quello che uno strano. Se lo guarda questo omicidio. Non sono quello. Ora c'è poi tu particolare. Siamo andati, ci disse a Giovanni, va bene, ci disse, oh, chiudi a Chianamo. Dice, però a Chianamo ci porta anche una macchina, il Dogoioso. Logicamente la macchina di Dogoioso perché sì, perché logicamente quando trovano poi la macchina tagliata a Palermo, sono omicidio, un po' non sapere non è che viene. Che la macchina a Palermo, un po' non mai pensare, sono omicidio Pompini San Giuseppe. Come si è sempre solito fare quando si fa un altro omicidio per devistare indagine. Siamo arrivati, io e mio fratello mi accompagna, mio fratello, io faccio una 127 e ne nacchiamo. Arrivando a San Giuseppe, trovavamo a lui con la famiglia, a macchina, poi ci siamo vicino un paese. Io sono rimasto là con lui, con la famiglia. Dopo c'era di fare questo omicidio e questo omicidio si concentrava praticamente nel paese di San Giuseppe e c'era bisogno di me perché logicamente dai Brusca, la maggior parte dei paesi li conoscono a tutti. Allora loro dovevano fare, c'era anche Barduccio, Di Maggio Barduccio, che quella è la prima volta che ho visto Barduccio. Loro mi dovevano portare soltanto la fibbia, quando Chiscio si trovava a il suo paese, e dopo un momento poi tu ci scendeva io, voleva ammazzare e ne andava. Chiscio un bino dopo il paese, nesta fiesta. Quale anno stiamo parlando? Nell'81. Non è venuto in questa festa, allora... E ci aspettavamo perché ora passano a fare a festa o paese nero e vediamo se chi sto guarda. Aspettiamo che venisse la festa,
siamo andati a paese e siamo andati io, Brusca, Baiducci, a fare questo omicidio. Siamo arrivati a paese, posteggiamo la macchina, siamo scesi in piazza, giriamo un pochettino a piedi, il momento opportuno l'abbiamo visto e si ci è sparato. Dopo siamo ritornati, se ci ha fuoco la macchina, ritorniamo di nuovo nella campagna dove c'era questa casa Toto Lazio. Adesso Cristiano, dopo ho saputo dei familiari che si era ucciso mentre che era in galera, si era ucciso mentre che ero in galera. Io ho saputo dei familiari che Suzzuto si aveva sparato con la pistola perché c'era riscosse di dispiacere alla figlia, eccetera. Siamo ritornati là, lui, il suo Bernardo, che era nordai, mi fa Suzzuto, dice come io, è successo tutto a posto. Dopo era a pigliare delle pizzette, pollo, insomma, cose di rosticceria, eccetera. Fecimo una tavolata di avanze nel suo spaziale, che c'era anche una specie di magazzino e ci mettevano fuori in maggio cose alla campagna. E ci siamo messi a mangiare tutti quanti là. Questo è un altro particolare. E c'era pure il Lazio, naturalmente. Lazio, con tutta la famiglia, c'è una famiglia Rubrusca, tutta la famiglia Rubrusca. E Lazio che rapporti era con Rina? Ultimo rapporto. Infatti Lazio era quello che anche custodiva. Ma era pure questo uomo d'onore? Ah? Era uomo d'onore? No. Io non lo so almeno, io non l'ho conosciuto come. Marchese, tu. E dopo, basta mi ha fatto di parlare, devo sapere chi ha la parola. Dopo c'è stato che. C'erano arrivate anche delle pistole e c'erano delle pistole nuove anche lei, ma lui mi ha detto, dice che queste pistole sono solo di Saibava, noi a Dino Manzi Vigne di la Recina, non lo sono di Saibava. Dice lui, dice la massa è bella quando esce un luchino Bagarello. Dopo io all'indomani infatti ce ne siamo andati, anzi voglio portare un altro particolare ancora, io ne devo parlare di questo particolare con i magistrati. Quando siamo stati nel suo fatto di questa circostanza nella villa di Lazio, sì. Quando in questa villa di Lazio, secondo quello che ne sa lei, Rina ci stava stabilmente oppure era lì per l'occasione? In quel periodo c'è stato 15 giorni solo con la famiglia, con tutta la famiglia, con tutta la famiglia. Sì. In più noi anche prima, quando avevano arrestato mio fratello, nel 79, il Bagarella aveva pigliato a quanto è stata villa del Dogo di Brusca, aveva pigliato che c'era una villetta nuova accanto a questa, era la costruzione nuova praticamente, era un piano e c'era un scantinato di macchine, ed era accanto a queste, e di solito eravamo un'altra, chi mi è familiare, eravamo sempre dopo una chissà una tenuta di Brusca. Mio padre in quel periodo era anche latitante. Ritornando in quel discorso di prima, ancora ne devo parlare anche con i giudici di cui sto parlando, io avevo due pistole. Queste due pistole, quando siamo andati a fare questo omicidio, io avevo due pistole, e di cui mi aveva visto che c'avevo queste due pistole, e mi fa cadere satella, quando mi dice chiari, dice, pigli precauzione, cade, ha battuto, cade. Se perché mi fai solo scusa? Cioè, era molto assettato vicino che c'era un cosa di pomaruare, eccetera. Cioè, dice, tanto, dice, non so, dice, non si stava facendo fottere che tu rude Cristina. Ora, queste cose dopo io le so di mio fratello, Antonino, che a De Cristina ci sparò Luchino, Bagarella e Marchese Antonino. Non sparare c'è mio fratello, ci inceppò la pistola e c'è stata una contra risposta di Cristina e come infatti ha colpito mio fratello e l'ha colpito qui nel braccio e attualmente lui c'ha un buco che ci passa a casa a bagno, infatti lui è stato manco qualche mese e noi in giro dicevamo che mio fratello per ora non c'era appena incidente in fabbrica di però non c'è, invece era che usavano curando per il fatto del braccio ce lo vare questa pallotta, non lo so se questa pallotta ce la lavare o ce la va ancora. E nell'ultimo periodo che lui doveva fare degli esami dentro il carcere, questi esami degli esami doveva fare, cercava di sovvolare perché aveva preoccupazione
Se nascessamo potevano arrivare una qualche cosa di soprattutto di sovrazzo. Potevano dire, ma si vede, perché la ferita si vede che è una trasuta, è una nisciuta. No, grazie. E all'altro tempo ci appena a toccare un pochettino i tende, una cosa del genere. Siccome lui c'è stato un periodo che soffriva di strumenzolato, e mio fratello mi diceva, mentre chiamavamo un carcere, mi diceva, dice, sicuramente sarà qualche cosa, ci cappa a toccare quando fosse fatto questa parte, a toccare qualche cosa. E questo è un altro particolare. Dopo c'è stato un'altra volta che siamo stati a Mazzara del Vallo, è venuto Bagarella, prima era di stallo, è venuto Bagarella a prenderci, a me, a mia sorella, a mia sorella. E dopo è venuto mio fratello, quello sposato, con i familiari. E siamo andati a mangiare in questa villa a Mazzara del Vallo. Bagarella. E a Mazzara del Vallo, io ci dico a Mazzara del Vallo che un padrone gioca a Mazzara del Vallo è Mariana Agata, però a villa era, diciamo, con su Mariano, perché su Mariano non fa un passo se prima un giudice ha ido, a meno non credo che era fuori, tutte cose puzzuto tuccio. E siamo andati a mangiare qua in questa villa, di cui c'erano i suoi figli, all'epoca erano tre figli, Totò, Francesco e Lucia. C'era sua sorella Manuela, la sorella della moglie. Sorella Manuela di chi? La sorella di Bagarella. Manuela. Sì. E adesso ci dava delle volte anche a casa, nell'altra villa dove stava prima, ci dava anche, accudiva i figli, ci dava una mano nei polizia, eccetera, perché a casa era. E dopo c'è il particolare, quando io sono stato combinato, sempre col consenso Luzzo Totò, che a mezzo ce ne ha parlato lui, ci facevo io di spola tra Palermo e Barcellona. Barcellona che c'era? Barcellona Pozzo di Cotti, perché c'era, so, chi c'era? Sì, c'era mio fratello. Ah, ecco, sì, perché è stato arrestato per il fatto del covo di via Pecore Girardi, e di cui quella volta mi disse, dice, a chi ci vai? Essendo che aveva bene quel periodo, lo doveva interrogare Borsellino. Gli fare se trovare attaccato, perché stanno venendo tutto il modo possibile per chi lui sa fare. E magari cercare di farsi capire, quando foma un pazzo, farsi capire, tipo, queste cose va, queste cose li trovo io, sa che ti ha, trovo io, perché il covo di Bagarella, hanno trovato dell'eroina, documenti, eccetera, e vogliono giustificare questa cosa, tipo, magari quando veniva a interrogare qualcuno, magistrato, eccetera, oppure quando veniva venuto a farsi capire. Se ci facevano domande riguardo queste cose, dice, se su cosa lo trovavo io, su, come se facevo un pazzo, e come l'ho fatto anche io nel periodo in cui mi accusavano vari omicidi. Questi erano i contatti. Dunque, vediamo di riordinare un pochettino le cose, perché lei non scantoni. Marchese sta parlando di luoghi che lei ha frequentato, di conoscenze, di familiari suoi, dei suoi figli, conoscenze dirette, di essere stato in luoghi che ha financo descritto, dove lei viveva, anche se non erano delle proprietà che figuravano appartenenti ad altri. Lei al riguardo che cosa risponde a lui? Ma, signor Presidente, io rispondo a lui. Che sono tutte cose che lui si inventa, pure quelle dei bambini, perché ne ho tre figlie e si chiama Lucia. Io la quarta si chiama Lucia, la più piccola, signor Presidente. Quindi, come vede, lui non sa, lui parla. Tu parli per sentito dire, perché venivano a colloqui i miei cognati, tu parli perché ti raccontavano qualche cosa lì i familiari. Ma io a te non ti conosco, non ti ho visto, non so di queste ville, non sono stato mai a Mazzara, tu non porti queste ville, ti ho detto dove sono, tu parli di ville, certo pure io posso parlare di ville e di cose, Marchese, pure io posso parlare di ville. Il sopralluogo ha detto, però, stiamo attenti, ha detto che ha fatto il sopralluogo, l'ha individuato. Ma allora che poi, vediamo, facciamo sopralluogo pure a Mazzara, facciamo sopralluogo, scusa. E Marchese parla, signor Presidente, quello no, queste sono cose che quello si vede che lei. Dobbiamo fare, quello che si dovrà fare. Sì,
lo vedrà la corte, lo vedranno i pubblici ministeri, quello dovrà chiedere, è un altro discorso. Però lui è qua, quando... lei si limita a rispondere alle circostanze quando indicato il Marchese. Quando Marchese tu accuse caro Marchese tuo... prima, perché io non sogno un suo caro. No, che non lo so cuore. Quando tu accusi a tuo fratello, accusi a tuo cognato, accusi, tu a quei che non hai più da accusare. Tu accusi tutto e tutte, perché già tu, quando accusi a tuo fratello, quando accusi a tuo cognato, allora quindi tu accusi tutto e tutto. Pubblico ministero, non è che per caso ci sono in sequestro queste fotografie dai figli di Rina? Sì, ci sono delle fotografie in sequestro, comunque corri in riferimento. Sarebbe stato utile portarla perché le facciamo vedere al Marchese. In riferimento alle dichiarazioni che sono state fatte, il pubblico ministero dimostrerà che le ville di cui si parla sono state individuate, che corrispondono esattamente alla descrizione e che sono riconducibili a persone assai vicine a Salvatore Rina, al quale vorrei che fosse posta la domanda di come spiega che qua al momento del suo arresto è stato trovato in possesso di una carta d'identità falsa intestata a persona di Mazzara del Vallo. Perché io ho pagato soldi, ho dato 300.000 lire e mi hanno fatto questa testa. E riproporrei la domanda se ancora oggi è nega di conoscere quel Balduccio di Maggio che fu partecipe, come ha detto questa sera, Giuseppe Marchese, di quella tavolata a San Giuseppe Jato che immediatamente successiva all'omicidio di quel personaggio di Roccamento. Signor Pubblico Ministero, io non conosco De Maggio e come non conosco manco Marchese. Evidentemente, questo quando ascolteremo Di Maggio, evidentemente procederemo anche a questa verifica. Quindi di tutte queste circostanze che ha detto il Marchese, lei che cosa può rispondere? Che non è vero. Parliamo che alcune circostanze, a me pare, così come le riferisce Marchese, che potrebbero essere oggetto, se non sono state già, perché io delle indagini che ha fatto il pubblico ministero non so nulla, potrebbero essere controllabili. Ma certo, signor, e poi vediamo. E poi signor Presidente, facciamo anche quella... di Avia Michele Cipolla. Sono passate tanto tempo, siccome questa portiera che c'era in quel periodo in quel palazzo era troppo ingiocante, come infatti c'era Bagarella quando veniva, diceva, ma chi sta proprio a sbirra, proprio, perché ogni volta in quel periodo quando sono venuti i familiari tutti loro, che dopo è venuto anche dopo una settimana è venuto anche Uzzuiapoco Reina con un soleggio a fare visita per conoscere la fidanzata di Bagarella a casa nostra, di cui quel periodo quando sono venuto loro si informarono che mi all'indomani dice, ma che ci fu fiesta a Poitiera, ma che ci fu fiesta cosa eccetera eccetera sopra, insomma questa si informò, di cui c'era preoccupazione se chi sta magari poteva conoscere a Cocchiano Ridde un domani. Mi sembra che quando è stata a Bagarella anche e a mio fratello, penso che passiamo anche a signor Presidente, posso rivolgere una parola? Penso che Vassina neanche ha ricevuto una bombonera del fidanzamento. No. Quando hanno arrestato a mio fratello e hanno fatto anche la perquisizione a casa, hanno trovato dei bomboniere, regali, eccetera, che lui anche ha fatto dei regali. E dico una... che ha battuto la sala di Cerice, per noi c'è ancora di frescanare ricche. Che quel periodo quando abbiamo fatto l'omicidio di inserirlo non ho avuto il tempo di scendere il furgone e mi passavano i pallotti, l'ha già detto questo, lo so. Dico, c'è stata la bicchierata e abbiamo messo un sudotò, dice prendiamo un altro bicchiere per fare un brindisi con un mochanton, c'erano i casci di mochanton e abbiamo preso due bicchieri, l'hanno messo sul tavolo pieni per l'augurio al presto, che è più presto possibile, Bagarella e Antonino Marchese siano assieme a tutti noi. Niente, pure questo te mente. Sei un mentaggio. Chissà è stato sempre la sobbedute. Sei un mentaggio. Chissà è stato sempre la sua tattica. Sei sempre un mentaggio. Sei degno di manicomio vero. È un manicomio, passiamo e ci facciamo il manicomio. Se vuoi che manicomio ci facciamo, passiamo il manicomio. Vai.
altri ricordi, tutte cose altre che sollecitazioni. Tutte queste pendite, trovate tutte che queste argomentazioni, queste cose scritte, visto queste cose. Torna queste battute sul manicomio, che significa quello che sta dicendo ora il signor Marchese? Mi ci mando lei però al manicomio. Come andavo al manicomio? Io era direttore io all'ospedale. Non direttore, poi ci arrivavamo, non direttore. Prego, ti. Siamo stati, quando sono stato io arrestato, mio zio Filippo mi fece sapere che... lei fu arrestato Filippo per l'assaggio di Bagheria. Io mi hanno arrestato a me per Porto Damme. Per Porto Damme dove dice è arrivata una telefonata anonima, come sempre ne escono queste telefonate anonime, non si sa come arrivano queste telefonate anonime, è vero. E poi che fa dice... che mi accusavano di assaggi in bagheria, mi fanno sapere in anticipo dentro il carcere che io in isolamento, dice io mi interessa a fare io mi interessa a rinumare perché dice c'è un perugio visto fatto i assaggi, e di cui io mi sa dare da fare, e ho tentato di fare la tentata in peccagione, di cui c'era Giovanni Pullarai che si trovava alla nona sezione insieme a altri, Giovanni Bontate, Pedro Loiacono e tutti gli altri. Abbiamo cercato di organizzare questa cosa come meglio possibile per andare a finire al letto di contenzione e per farmi portare a manicomio. Nel momento in cui mi dicono questa cosa, ci stiamo, come a fare qua? Perché canti che io faccio tentata in peccagione, dico, se mi scendo copiare ce la stai pinni, dice no, sciofina tu guardo con un saccio, mi sciofinai tutto il collo con il lenzuolo. Per cortesia, in aula il massimo silenzio, è in corso una registrazione. Mi sono sciofinato il collo con un lenzuolo. E dice, ma momento opportuno che doveva passare un lavorante, passò qua, ne qua, seduto subito, perché si manda a chiacchiare voce alla guardia, e facciamo subito un soccorso. Mentre io mi stavo arrampicando nella finestra, che stava per passare un lavorante, aveva passato un pane, e già un pullarà aveva besato pure all'avoce. Chi su passa per passare un pane, dico, guarda, si sta beccando, si sta beccando. Perché io già di ogni prima, mentre va a fare un pochettino di numeri, pure all'aria, quando scendeva all'aria, eccetera. Mi mettono, io faccio il finto svenimento, mi butto per terra, di cui Pullarà dopo viene, perché quel periodo stavano tutta pietra da nona sezione, e mi fa anche la respirazione bocca a bocca, mi pigliano, mi portano in infermeria, e mi portano dopo a letto di contenzione. Dopo vario tempo di fare un mesetto così, con l'interessamento anche di quelle che erano in infermeria, che avevano parlato anche col dottore, mi è arrivato il trasferimento per andare a Reggio Emilia. Arrivando a Reggio Emilia, che a me mi hanno fatto semi-infermo, riscendo di nuovo a Palermo, di cui mi dicono sempre ci insistere, perché si stava venendo di farci cancellare la perizia a Polo Giacone. E mi portano ad Aversa. Ho preso un processo di... La perizia dattiloscopica, l'impronta digitale. Sì. E ho preso io un processo, non so come l'ho preso questo processo, perché mi è arrivata a me una comunicazione di minacce, una cosa. Si vede che mi hanno fatto delle forzature all'esterno, e di come è arrivata a me questa comunicazione, che io potevo, facendo il processo potevo andare a prendere 6 mesi, una cosa del genere. Allora, dice, noi se facciamo una cosa di chissà, venendo che ti chiediamo una perizia per una fessaria, più facilmente dura una totale, perché c'è una fessaria, c'è dopo un processo può pagare 6 mesi, allora il giudice può pensare, cioè, per chi stai chiesto 6 mesi e 6 mesi, aspetta, con l'appoggio anche che mi è arrivato il trasferimento per chi la fa una perizia, e me l'ha data l'occulto di Caltanissetta, e mi portano a Barcellona, ad Aversa, a Napoli. Di qua a Napoli hanno interessato un sudotò, che dopo me lo fece sapere mio fratello, che si stava interessando un sudotò, e ci fu una sabbia di Novoletta. Incaricare a Raffaele Ferrara, parlare con direttore, Raffaele Ferrara adesso l'hanno ammazzato, che aveva i concessi che avevano fratello loro, che la nuova famiglia, la vecchia famiglia.
è venuto su Raffaele Ferrara, che ha parlato col direttore, si sono messi a disposizione di tutto. Sto proprio a Cina, hanno affidato la perizia a lui, si è preso 10 milioni per fare questa perizia. Dice, però l'importante è che mi dà anche l'appoggio lui quando viene qua, perché dopo la testa era, non diciamo manicomio, perché manicomio nel momento opportuno che c'era un'ispezione, allora si trasformava a due carceri a manicomio, che dai, giravamo addirittura chi sono di una sacchietta e tutta la cosa. Te la solo a colore, non so cosa c'è. Dice, l'importante è che lui mi dà anche l'appoggio quando lui dovrebbe venire qua per fare la perizia. E fu, ma allora fuori. Infatti io quel periodo cercavo di non fare colloquio con mia madre. Perché? Perché io nella malattia, come già avevano fatto dei certificati all'esterno, di fuori, per fare risultato da piccolo già io ho avuto delle malattie, lesioni crani, eccetera, eccetera. Che se lesioni crani non ce l'ho, e sono anche scritti in cartella tutte queste cose che avevo fatto risultare. Quel periodo mia madre non veniva, perché io della malattia dovevo cercare di fare entrare ugualmente che era mia madre che mi voleva male, tutte queste cose, sento le voci, i cose che si fanno praticamente a mania persecuzione, eccetera. È arrivata che è venuto anche mio fratello a farmi un colloquio, però senza entrare da, perché lui era dilettante, mio fratello Antonino. E lo fanno entrare da, è venuto Raffaele Ferrari che parla col direttore e l'ha fatto entrare tramite diciamo dove c'è l'entrata da buca senza passare del controllo. Siamo stati un pochettino e ci hanno detto, dice, ah, perizia va tutto a posto, dice, qualsiasi cosa ci rivolgete con tampone. Tampone era il direttore del carcere. E ogni cosa che avevo bisogno mi rivolgeva a lui. Dopo, durante la settimana mi mandavano anche i nuvoletti, mi mandavano un cucchi su Raffaele Ferrara, mi mandavano mangiare, già cotto, poichette, eccetera, eccetera. Che succede? Che mi è arrivato a me, mi hanno dato 2 anni dello scioglimento, 2 anni di manicomio, e mi hanno applicato anche 206, perché essendo la pericolosità che io dovevo stare nel manicomio chiuso e non mi posso neanche spostare. Abbiamo tentato con questa perizia di 2 anni cercare di tirarmi anche la seminfermità, perché se sono malato di chissà di 2 anni, non è che non esce la seminfermità, è pure un malato già, a parte che si stava venendo di fare qualche cosa con questa perizia, non pronto. Le non sono vicine niente, perché le poi ci fuamo e ti parlo già con una anche. Siamo sul direttore dopo un po' di tempo, dopo mi chiamato. Ma Caccini il direttore? Questo faceva difficile delle volte, perché quando mancava il direttore Bogaccini è quello che mi ha fatto la perizia. Ah, il direttore non era Bogaccini? Sì. No, il direttore si chiamava Tampone. Ogni volta questo mi chiamava, Peppi come sta, se ha bisogno di cosa, di qua, di là, è tutto a posto. Infatti c'erano anche là, in quel periodo c'erano anche romane, gente che eravamo un 6-7 di quelle che eravamo simulature praticamente, che avevamo tutte cose nelle mani, da chi dottore, eccetera. Insomma, questa perizia con l'interessamento dall'esterno è stata fatta, mi hanno dato i manicomi. Dopo mi è arrivato un fonogramma, al direttore. Mi dice lui, il direttore, dice, Peppi, perché mi chiamava Peppino, dice, sai, dice, è arrivato un fonogramma che io dovevo cercare di toglierti su 206. Il 206 sarebbe praticamente che io dovevo stare a manicomio. Siccome l'imputazione che aveva, perché dopo mi sono arrivata anche i mandati di cattura di Sanagra per un omicidio, mi volevano spostare un manicomio, perché già c'erano perizie che risultavano che ero simulatore, e portarlo, dice, o caccerlo a scuola piscina. E io gli ho detto al direttore, ci sembrano un po' di tempo, un tempo che mi organizzo e cerchiamo di bloccare questa situazione, perché lui ci faceva, normalmente ci mandava sempre in relazione a Palermo, probabilmente stavo male, le crisi psicomotore, non si può spostare, eccetera, eccetera. Sono sceso dalla direzione del direttore, sono arrivato giù,
e ho organizzato un'ampiccagione di cui è scassato sia le cose, dopo fece l'ampiccagione e mi ho portato a letto di contenzione. A letto di contenzione sono stato un po', insomma, praticamente hanno fatto la razza e sono stato un bel polla, un scapolaio, praticamente ci andiamo all'85, dall'83 ci andiamo all'85, sono rimasto là. Dopo, quando prima di partire, il direttore dell'università mi, perché sono sceso io per primo grado, ma che se processo? Che mi aveva fatto sapere il suo dottore, che dice, c'è una buona possibilità che il processo sia buono. Dice, mi fa il direttore, dice, Peppe, dice, io non ti garantisco niente. Finché se c'è, io appoggio tutto a fare muovere, taruni, però non vorrei un domani, cioè, basta a pagare la panella io, pur dire un'altra frase. Se a te da passare a cancellare la destinazione, magari pensassero a sogno io, che magari ci sono questi problemi, non se va a creare, perché c'è, io sogno non ci ando nel suo processo, penso che avesse chiesto tutto cosa a posto. Infatti ci andiamo un palemo, dopo Giaina mi fece perizia, da te merese, eccetera, insomma, il processo mio male. A destinazione me l'hanno cambiato e là non ci sono andato più. E questo è un altro particolare che ho portato. Quindi Marchese le ha spiegato con tutto questo discorso che senso aveva quello che diceva lui quando diceva che era stato lei a fare in modo che andasse al manicomio. Vabbè? Marchese, con l'appoggio anche del mio zio, perché lui. Con l'appoggio del suo zio. Marchese può dire tutto quello che vuole. Se gliel'ha detto suo zio, io non lo so. Ma io a lui non gli ho mai detto niente, non lo conosco, non aveva possibilità di mandarci a dire niente, signor Presidente. Perché come lui sa che io non manco, ave 14 anni che non mi vedo manco con mio cognato, e quindi te sa che lui è tutte queste cose. Neanche quando è uscito dal carcere lui non si è visto con suo cognato. No. Perché Bagarella andava al processo, che c'aveva un'udienza, a mio cognato Drago Giuseppe la stava da, o tribunale, lui diceva la tabù e te stai a fare un incontro con il suo totò, che ne mandano pure 50 male uno il suo totò. Io dice, faccio la verice, io non cognato. Ho mandato mai niente. Quella da potere non c'è nessuna attività. Io vorrei vedere, noi possiamo fare accertamenti, come faccio io due volte, tre volte a settimana, a mese, di poter fare dei colloqui, e mi venivano quattro o tre familiari con l'aereo da Palermo a Voghera, dopo mi chiamano un tassi, o venivano qualche familiare di Ciulla, qualcuno di là, a prendere i familiari, portavano là a Voghera. Vediamo quanto più ci sono vanno, a me comino una bottice in meno. Questo lo deve domandare a tua madre, a tuo padre. C'è meno 4 meno 9 mesi. E i tuoi familiari le deve domandare. A me padre pure Vassio faceva campare. A tuo padre. Mi padre un poveraccio. A tuo padre. A me padre Vassio faceva campare. Lo faceva campare a me padre. A tuo padre la chiede a domandare. Lo faceva campare a me padre. Se sei degno di farlo. Se l'aveva pigliato per compare pure. Se l'aveva pigliato pure per compare, ma è vecchio semare. Ma è vecchio semare. Quando fu una stavella dopo a Mazzara del Vallo, mi padre diceva, però non sapevo piacere se magari ci può fare del crisma. Ma che se tu puoi mandare tutto quello che vuoi, perché queste sono cose che sapete fare voi altri, cioè questi pentiti sapete fare, da mentare, mattina, sera. Io quello che so, dico, cioè, io, e vado avanti, io ho abbandonato la qualsiasi, ho abbandonato anche le cose più care che io avevo, perché ero avanti in questa situazione, perché non condivido più tutti i regoli che avevo guardato. Vai avanti, però domani alla tua madre e a tuo padre certe cose. Signor Presidente, come campavo, stato, come non campavo, come... Lui deve parlare. Scusa. Su dottore, fammi parlare, io ti ho fatto parlare per due ore. Ci dico un altro particolare e devo attaccare a sé. C'è stato un super gambino, utignoso, no? Che eravamo nella stessa cella assieme, non l'87. E mi fa, dice, Penuz, perché il duperito, logicamente, il subornetto era in galera, io era pure un galero, Madonia era pure un galero. Mi fa, dice, Penuz, dice, se fossimo di una scansa e una libera, ne restano un sottotuccio, perché danno io ci faceva a Peppo Gambino, che ci faceva i panini, con pomodoro e con basilico. E dice, che fa, dice, Penuz, facciamo un panino come usa fare tu. Andiamo nella cucina, e se parlava più di meno. Mi fa, dice, se di uno scansa, dice, ne restano tutto tutto, un periodo che è, dice, siamo tutti a muaggio. Perché quel periodo, cioè, a parte gli altri capi mandamenti che c'erano quel periodo, che logicamente, insomma, ma che se di cambiamenti che ci sono stati, a passare sempre il periodo principale era Ido, perché un domani se ci scendevamo per Ido, mandavano a carta buio, come si trova adesso,
quelli che c'erano la stessa corrente sua erano pure dentro, almeno quello che aveva picchiato il suo posto. Ma che? Perché dopo ci sono gli altri, ma siamo scusa, ci sono gli altri, diciamo quelli che magari piano piano poi, come si suole fare, perché io è tardi di poter fare scuscio, meglio è, ma non se ne può fare a meno. Se mi hanno a chiamare a Cocchiarone, come fanno con me zio, un lazzo quadro, e lo mettono in allacito, chi sa chi dovesse fare qua? E c'è poi io, Ido, mentre chiamo a San Giuseppe, quel periodo che ci sono stato, mi fa dice Benuzzo, dice, se fossimo quattro, scusate l'espressione alla corte, se fossimo quattro, chi cucchia una quadrata, ci non andassi, ci andiamo a portare... Ma sei educato, non farò pastaso, ma sei educato. Io ho chiesto... Io ho chiesto alla corte, io ho chiesto alla corte, lei non dice proprio niente. Io ho chiesto alla corte, Vasia, una a pensare solo so cosa ci stai dicendo io, abbia pure so cosa ci stai dicendo la corte, perché capisci Vasia so cosa sta pensando per ora. Io non sto pensando. Usa io so cosa pensa la sia. Io gli ho detto alla corte, scusate l'espressione di quello che dico. E Vasia dice, vai sta. Finiste, posso passare un po'? Ma si attacca. Ma che? Tu tutte queste cose le devi domandare a tua madre, a tua padre, come campavo, come non campate, cucci, rave, suede, con ogni le dava e tutte queste cose. Tutte queste cose di spedale, del dottore. Io non ho potuto fare mai niente, né per me e manco per altri. Non è che tu dici io interessare cose, perché io ho fatto sprettamente di curarmi la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, andare a lavorare, a buscare un pane e tirare avanti. Perciò quindi tu, che vuoi sapere come facevi, andava, veniva tua madre e tuo padre, lo domandi a loro. Tutte le altre cose, che cosa ti devo dire? Tu accusi a tuo padre, a tuo frate, a tuo cognato, accusi a tutti, quindi accusare è una cosa per te troppo facile, troppo cose. Ti direi solo per dire... Io non ti ho visto mai, non ti conosco. Tu se pensi che vai bene così, continua sulla tua strada, continua. Io non so per quale motivo tu fai tutto questo, ma che i motivi non lo so. Perché io ho riconosciuto veramente chi che è la cosa nostra ora, nell'ultimo periodo. Perché a parte questo ho visto... il suo comportamento mentre chiamiamo una giornaliera nei nostri confronti, perché logicamente, anzi io mi auguro che quel periodo fu un galiere e il settimanale, perché non lo so, magari mi potete finire pure come ci veniva a me zio che ci disse a mio frate quando mio frate venne a San Giuseppe, ma io... se magari si poteva ma... avere un colpo mio zio, ma io non conosco una, la famiglia ci poteva portare magari un fiore nella tomba, le nozze non ne parliamo più esattamente, perché chi è che siamo qua presenti, tozzi dice non va bene. Però era chi lui che era, zio. E ora quello che mi dispiace a me di più, che l'ho domestica la faccia, io sono stato interrogato ultimamente, che dice che mia zia ha dato a fare la denuncia della scomparsa di mio zio. Un primo assia, ne vanno a dire. Dice, no, queste dichiarazioni non stanno a fare, perché noi, c'era il pericolo, ci stavano facendo misure di prevenzione a mio zio, delle proprietà. E hanno fatto sapere, ci abbiamo fatto sapere a lui, se in te caso era buono farci sapere con l'avvocato, magari il cari sta pietra dicendo se mezzo un cecchio, in modo che bene magari ci potevamo ritornare e da famiglia poteva campare. Mi vanno a dire no, sul discorso non tocchiamo proprio. Non lo possiamo domandare a tuo fratello, ma che se è vero che io ho detto questo. E Bassia può guardare, si appoggia. Perché Bassia lo sa per me, frate, che cosa fa per Bassia. Che cosa fa per me, tuo frate? Si taglia pure i vini e si fa ammazzare. Fino all'ultimo periodo, perché mio frate ancora vi parla qualche. Fino all'ultimo periodo, non capisci veramente che cos'è Uzzutotò o che cosa è Uzzutotò. Uzzutotò è quello che è. Come io dice c'è che ci parla di sta mia. Ma tu puoi dire questo e l'accio con la tua bocca. Io lontanamente di pensare quello che dici tu. Ma se aspetta, ecco. Finisci di fare il tuo discorso in antura. Lontanamente di pensare quello che dici. C'è stata la dichiarazione che mia zia è andata nei giudici a Palermo, è andata a dichiarare. Mio zio chi? Mia zia Rosa, la moglie di Filippo Marchese. È andata a dichiarare. Dice che suo marito praticamente non c'è più.
dice Mario quando scompare di settembre 89. Questa cosa messanese, perché non è vero, quando scompare mio zio si trattava alla fine 82, in 83 gli chiudiamo con Tabagarella e mi ha fatto. Ora dico, da tutto principio queste dichiarazioni non ci fecero fare. A parte questo, il fatto di dichiarazione, a me quello che mi dà veramente più fastidio è il fatto che so io quello che ha passato a mia zia da tutto il sacco di quando scompare mio zio ad adesso, e ora ce l'hanno pure sto rumore di riuscire a fare una dichiarazione del genere. E perché? E usa io perché un scopo ridere. Ora rientra una regola, un momento opportuno no, però i bene ci fecero sguassare tutte. E dopo il giocamento, la caccia a Suzzi che c'aveva mio zio, Uzzutotone manna dice, dice 25% tia, tuo frate e tua cucina. E ci messa a guttaravolo. Un rappresentante della Rucciata ci messa a guttaravolo come manovratore di sta caccia a Suzzi. Cioè, se io non voglio un 25% perché in bene si possono picchiare tutti i picciottieri. L'unica cosa che c'è di storia, la caccia a Suzzi, perché tutte cose ci sono sguassate, signor Presidente. Hanno sequestrato tutti nell'ultimo periodo, mentre eravamo in carcere, i madonie si infumavano sempre. Ma scusami, le cucine che dicono? Scusami, perché non lo domandi ai tuoi familiari queste cose? No, ci domanda a Bassia, perché no, era Bassia. Domandare ai tuoi familiari. Era Bassia mi mandava a dire come fare loro di mandare a te, no, a te, a la domandare ai tuoi familiari, perché io non mi sono mai interessato delle cose vostre, perché non vi conosco. Ma che se non vi conosco, non so manco chi siete, per nome vi conosco. Ma praticamente manco conosce anche di Ruvanezzuia là. No. E il suo cognato Ruvanezzuia non lo conosce manco. No. Quando sono andato a Bacarella la stessa non si incontrò. No. Ah no? No. Ho capito. No. Non mi ci sono incontrato. A posto. Ma come a posto, ma scusa. Ma passi ragazzi, logicamente non conto poi se ci vive. Passia logicamente a tre sempre da linea, dice, ma io tengo la linea di quella che è la verità. Passia pagava l'operaio, si metteva a pagare l'operaio, a quinta elementare. Io non ti ho detto a te se hai a quinta elementare o hai o tecnico. Signor Presidente, se lui non dà il dimissione, se non dà il dimissione, per ora è sempre o tecnico. Signor Presidente, se lui non dà il dimissione, se non dà il dimissione, per ora è sempre che dice tutta la baracca. Chisso e ora è sempre, perché io tutto manovra tu. Logicamente per ora c'è Bagarella. Sì. E se manovano i cose, con Bagarella. Sì. Ecco la voce che dice. Ma Bagarella è tuo cognato, facevi colloqui del Bagarella, tu cioè, quindi io in gennaio contatto con Bagarella. Io avevo 14 anni che non vedo Bagarella. Un nave contatto con Bagarella. No, io avevo 14 anni che non ma vedo. Ma se manca nello gioia che conosce. Ma se manca nello gioia nessuno, non te lo sai che un conosce. O Malazzo manco conosce. No. O Malazzo non conosce manco. Logicamente. Un mettesse pure un gialacido, è logico non conoscete manco. C'è stato mio fratello, mi ha detto, dice, dice, ma tu abbi quando si faceva occhio giornale, curso da tuccio, chi ti cacciavano? Erano in senno, arrivavano bianchi, perché non si sapeva, non si ritornavano più. Perché logicamente quelli che non siamo allora che facevano sto cuore, ma sapevano come era tutta la strategia. Ci un'altra, però non sapevamo se ritornavamo. Signor Presidente, non ho più niente da dire perché logicamente su tutto tocca un meganuscio, non canusce a nulla. Non ti conosco, è la verità. È la verità, ma che c'è? In introduzione avevamo segnato l'orario. L'orario era del... Doveva essere... 17.50. 17.50, sì. Anche qui si dà atto che non si è proceduto a verbalizzazione riassuntiva per non inquinare la genuinità delle espressioni usate. Delle espressioni usate dai protagonisti del confronto. Al quale si ritiene di porre termine alle ore 16
e 38, 16, 18 e 38. Buongiorno. Grazie. Anche il Rino.